Belli ragazzi, sono Marino. E oggi vi faccio vedere qui la gente un glitch che volete fare in Verstrum, appunto per farvi i 20 round per la sfida. Ho sbloccato diciamo da poco l'agente Elite, come possiamo chiamare l'agente speciale Bat, ma va bene. Comunque sì, vi servirà questo glitch, come vedete dovete entrare sempre dentro il vostro amico. Perciò dovete farlo per forza in due. Una volta, diciamo, siete nel glitch, naturalmente dovete mettervi MK2 all'inizio partita, così intanto che avete le munizioni infinite della pistola mitragliatrice, ma in più avete quello per sparare all'infinito. Perciò, diciamo, è molto semplice da fare. Anche se il mio amico non poteva prendere le munizioni, ma comunque si poteva sempre usare fuoco libero. Voi avrete anche MK2, perciò la pistola iniziale non la togliete e la potenziate. Adesso infatti mi pare dovrei farlo vedere quando uso fuoco libero. Ma comunque sia, ci potete fare anche un bordello di round, come volete voi. Guardate, tipo adesso che era il round 19 e mi stavo facendo caricare, diciamo, fuoco libero con la pistola mitragliatrice. Una volta alla fine che ce l'avete caricata al massimo, cambiate con la pistola iniziale e naturalmente iniziate a spammare colpi. Niente ragazzi, io non so più che dirvi. Cioè, per entrare proprio nel glitch dovete alla fine entrare perfettamente all'interno del corpo del vostro amico, perciò dovete penetrarlo al massimo. Qui vedete c'erano delle mosche e dopo, diciamo, ho finito. Comunque sia, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi e niente. Se avete, diciamo, problemi per sto glitch, volete nei commenti, ma comunque sì, è molto semplice, non è così difficile. Poi se vedete anche il video per fare il corpo montano, ovvero l'altra su Grostenhaus nel prologo, c'è, diciamo, lo stesso glitch. Vabbè, belli ragazzi.